Vorrei chiederti innanzitutto, tu sei un grande conoscitore del Movimento Grillo, ne hai scritto, l'hai seguito, tu ci scommetti su Grillo 2013 e sulle elezioni a ottobre? Oppure sulle elezioni a ottobre, insomma? Sulle elezioni a ottobre la penso come Landini, io sarei andato al voto un anno fa, comunque quando è caduto Silvio Berlusconi. Non ci scommetto perché credo che si arriverà ad aprile, ma non so se sarà una bella notizia. Scommetto su Beppe Grillo perché avrà un ottimo successo. Però io spero prima o poi che si vada a guardare più la luna che non il dito di Beppe Grillo, perché finora, come diceva anche lui, siamo sempre stati a dire che lui è qualunquista, è populista, è demagogo, dice le parolacce, dice vaffa e ci fermavamo lì. Nonostante questo lui ha continuato a crescere, c'è stata una sottovalutazione totale del fenomeno Grillo, tanto da sinistra quanto da destra. Due cose bisognerà riconoscere a Beppe Grillo e al fenomeno e al Movimento 5 Stelle. Una, è uno che ha portato i giovani, non dico in Parlamento, però comunque nei consigli comunali, perché ce li ha portati. Pizzarotti è giovane, il sindaco di Sarega è giovane, il sindaco di Mira è giovane, di Comate anche è giovane. Portato i giovani in piazza, che non è una cosa così esatto. Comune. Quindi, come comunque, i partiti, la capacità insomma, di aggregazione è notevole, cosa che invece secondo me sta perdendo il Partito Democratico, per esempio. Seconda cosa legata alla prima, ha riempito un vuoto. In Grecia sono messi male, ci hanno Alba Dorata, in Francia ci hanno la Le Pen, noi ci abbiamo Pizzarotti, io tutto sommato non mi lamenterei. Dopodiché faremo. Bisogna vedere che fa col buco di Parma. Siamo d'accordo. Bisogna capire come lo riempie. Capiremo se sanno soltanto criticare. Sono buoni tutti prima, no? Siamo tutti d'accordo. Però comunque preferisco sempre Pizzarotti anche prima ad Alba Dorata, sinceramente. Sì, non c'è dubbio. Dopodiché la domanda è perché Beppe Grillo ha questo successo? Io una piccola risposta ce l'ho e magari Landini dirà il suo punto di vista. Perché secondo me, non in questi ultimi mesi, ma in questi anni, lui è stato bravo ad attirare, calamitare, catalizzare l'attenzione della famosa società civile, che è un concetto molto liquido, alieno, strano, però l'ha intercettata. Perché? Perché fa sorridere in piazza, ok? Perché è buffo, ok? Ma anche perché queste cose le dice da 10, 15, 20 anni, quindi nei suoi toni buffi è comunque credibile. Quello che io invece non vedo e mi fa sorridere che in questi mesi, in queste settimane, tutti si stanno buttando sulla società civile, è la stessa credibilità da parte del centrodestra e del centrosinistra. Il centrodestra improvvisamente dice facciamo anche noi listone civico e ci mette addirittura la Santanchè, che è straordinario perché la Santanchè è una del popolo come non so cosa, cioè è abbastanza difficile immaginare una cosa del genere. Silvio Berlusconi viene descritto negli ultimi giorni come uno che si è chiuso in casa, si fa dare i DVD di Beppe Grillo, si fa mettere YouTube nel computer e si impara a memoria i comizi di Beppe Grillo per imparare il lessico di Beppe Grillo, che è straordinario. Poi li trasmette a Gerry Scotti. E poi magari li trasmette a Gerry Scotti, poi magari individuerà un'altra De Filippi, quindi insomma suona la canna del gas e ci siamo resi conto da dove venivamo, i Giovanardi, la Russa che abbiamo visto prima. Il centro-sinistra cosa fa? Io sono curioso di questo, magari lo chiederemo anche Orfini, perché non riesco a capire dove vorrà andare il centro-sinistra. Anche questa idea della lista civica Scalfari, per intendersi, che è un classico tentativo di sabotare Grillo, va bene, l'idea ci sta anche, ma tu ci metti dentro Zagrebensky e non so quanta presa abbia. Mica è nostra l'idea. No, per carità, no, adesso infatti penso, c'è un certo legame tra Scalfari. Quella è pure mettermi in carico. Di chi è l'idea? Di Repubblica, no? Quello che lei definisce un po' un partito scalabile, se è scalabile il PD è scalabile anche Repubblica, ha detto lei. Ho detto che il partito azienda è sbagliato se lo fa Berlusconi ed è sbagliato se lo fa De Benedetti, che non risolviamo i problemi del paese sostituendo Zanicchi, Zagrebeschi. Dicendo la lista Scalfari, per chiamarla velocemente, Scalfari ha detto va benissimo, venite tutti, però la pregiudiziale è dovete appoggiare il governo Monti, che è straordinario e fa capire come non si è capito assolutamente nulla della società civile, perché è la prima cosa che non vuole la società civile il governo Monti. Sentire Monti che si lamenta dell'atteggiamento della stampa, ma stiamo scherzando ragazzi, Repubblica, la stampa e il Corriere della Sera fino a qualche giorno fa hanno deificato Monti qualsiasi cosa facesse, perché venivamo da Berlusconi, era una situazione drammatica, hanno accettato tutto. Questo mantra dell'uscita dall'euro, che è forse la parte più affascinante e trasgressiva di rottura del discorso grillesco, diciamo, che cos'è? È solo una tattica o davvero secondo te Beppe Grillo pensa di praticare questa strada, perché tutti gli economisti, diciamo, delle grandi università considerano questa una via disastrosa. Perché Grillo batte molto su questo tasto? Chi lo consiglia su questo? Perché io credo, una mia supposizione che ho scritto anche nel libro, perché credo che a volte Grillo, da uomo di teatro, da uomo di spettacolo, sappia dosare bene, e questo è anche un suo aspetto discutibile, il gusto della provocazione. Cioè secondo me Beppe Grillo bisogna sempre scindere la sua
capacità dialettica che ha, la sua furbizia che innegabilmente c'è anche nel parlare alla pancia del paese. Quando lui dice delle cose oggettivamente irricevibili, oggettivamente discutibili da un punto di vista ideologico come questa, è molto discutibile la sua idea di euro, di uscita dall'euro, sicuramente una parte di noi dice vabbè cosa stai dicendo, però secondo me al tempo stesso c'è una parte di elettorato, che è anche una parte che magari fino a qualche mese fa votava Silvio Berlusconi, che con la pancia dice sì, tutto sommato lo sai che mi convinci. Questo è uno degli aspetti che secondo me rientra nei lati oscuri di Beppe Grillo. C'è stata una frase che ha detto qualche giorno fa, la cito testualmente anche se contiene una parolaccia, di Silvio Berlusconi, che ha detto: per battere Beppe Grillo bisogna dire più cazzate di lui. Se fosse vero, Silvio Berlusconi lo batterebbe facilmente Grillo, perché nessuno come lui è bravo a dire cazzate. Però è vero che comunque Beppe Grillo a volte dice delle cose che sono oggettivamente irricevibili o comunque discutibili. Questa è una di quelle, ma ce ne sono altre. Ci sono state delle uscite dialettiche abbastanza infelici, quelle sulla mafia. Ci sono delle cose che secondo me deve un tra po' usare, poco torniamo su Beppe Grillo. In qualche modo desiderati, secondo me. Le ultime amministrative ci hanno fatto capire che se c'è un voto che non convince in questa fase di radicalizzazione dello scontro è il voto moderato. Quindi francamente che gli italiani si buttino su Montezemolo in un momento storico simile mi fa sorridere. Gli italiani vogliono radicalità. Della proposta. È quello che si evince, lo si evince anche dal sondaggio che avete appena fatto voi, cioè il 30% prevede che Grillo avrà un successo, più un 25% addirittura, cioè non addirittura, è un senza opinione, quindi diciamo un 55% le reputa ipotetico, se non probabile. Il 18% nell'intenzione di voto vota Beppe Grillo. Sono cifre che ci sono diventate improvvisamente normali, ma fino a marzo-aprile noi eravamo convinti che con uno sbarramento del 4% gambizzavamo il Movimento 5 Stelle, arrivederci. Adesso diventa normale il 18%. A me questa sembra la novità rilevante. Poi posso essere d'accordo in parte con Tosi, con il sindaco di Verona, quando dice che è più un voto di protesta che non di costruzione. Non credo che sia solo questo. Non mi piace la parola antipolitica, ma sicuramente c'è anche questo. Dopodiché però quello che a me diverte da ora in poi, come scenario politico futuro, e qui mi rivolgo soprattutto a Orfini, sarà la dialettica e il rapporto che ci sarà tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, perché prima mi ha divertito quando voi da giornalisti vi siete un po' rintuzzati, avete fatto delle battute su quella intervista di ieri che a suo modo è diventata storica, perché probabilmente sarà l'ultima intervista di Luca Telese per il Fatto Quotidiano, e l'avete definita in qualche modo eretica. Ricordiamolo, nel senso, Luca Telese fonda un nuovo giornale che si chiamerà Pubblico. No, mi fa sorridere perché io l'ho letta quell'intervista, sarei anche contento a dire che era eretica perché l'abbiamo pubblicata noi del Fatto Quotidiano, ma tutto sommato Orfini in quella intervista diceva, come ha ripetuto anche prima, abbiamo capito che non vinciamo con gli stessi leader del 96, il PD è scalabile come scalabile Repubblica, non sento spesso Massimo D'Alema, e francamente che lui non senta D'Alema sono problemi suoi, non mi sembra un dato così rilevante. No, però è un dato clamoroso per gli addetti ai lavori, perché... Ma siamo d'accordo, siamo d'accordo, Matteo Fini è stato considerato un dalemiano al 100% per lungo tempo. È vero, però se noi si chiedeva, non dico nel 96, ma nel 2001-2002, a qualsiasi cittadino, a qualsiasi barista, se avrebbero voluto, come uomini di sinistra, quelli leader lì, avrebbero risposto tutti no, e infatti ci furono i girotondi, ci fu l'urlo di Piazza Navona di Nanni Moretti, non è cambiato niente. Adesso nel 2012 quei leader hanno vinto le elezioni, adesso l'ha vinte Prodi, Veltroni ha fatto schifo nel 2008, non l'ha vinte Moretti, dopo Moretti c'è stato nel 2006 l'ha vinte Prodi, infatti appunto, dopo un anno e mezzo l'avete fatto cadere, siamo d'accordo, l'avete fatto, però sono passati 10 anni, ma cos'è, cioè, quello storia, che l'avete fa sorridere, chi l'ha fatto cadere, l'ha fatto cadere Mastella, ma voi siete lì. Ma che fate sempre dei pulci? No, finisco subito, sì, che poi finisci, mi rispondi tranquillamente. Cioè, un pochino meglio. Sì, un pochino, ma forza, meglio voi. Che così un era una cosa, sembra una polemica di 20 anni fa. Devo essere meglio io, ma siete meglio rinnovati voi. Avete ucciso la sinistra. Avete regalato l'opposizione a Grillo, devo migliorare io. Ma migliora ma tu che rinnova avete fatto uno per volta, uno per volta non si capisce niente. Io vi rinnovo quanto vuoi, però. Lo stesso di 20 anni fa. No, no, posso anche parlare. Era un piccolino. Vuoi che non parli di 20 anni fa? Parliamo di ieri. La spartizione, la lottizzazione che avete fatto della Gcom, della Privacy. La spartizione, scusate, siccome come non capisco i telespettatori, la spartizione che avete fatto, ripeto quello che ho detto Scanzi, certo. Alla Gcom si riferisce alle ultime nomine. Ecco, no, perché non si capiva nulla. No, è vero, però cioè, in sostanza è quello che secondo me bisogna capire. Cioè il Movimento 5 Stelle vince, soprattutto tra gli orfani o delusi di sinistra, perché recepisce o vede, forse sbagliando, al fine dirà che non è vero, un centro-sinistra che ha fatto poco, che se avesse messo un decimo della rabbia che mette ogni giorno nell'attaccare, nel demolire, nel criticare ogni cosa che
fa il Movimento 5 Stelle. Se l'avesse messa su contro Berlusconi, probabilmente Berlusconi sarebbe caduto 5, 10, 15 anni fa e saremmo stati meglio. E invece siamo ancora a discutere D'Alema cosa fa, Veltroni cosa fa, si fanno i complimenti a Fassino perché è andato a Torino. Ma gli facciamo i complimenti. Cioè, dopo un po' si può anche smettere di fare politica. Zapatero, che è stato uno straordinario leader spagnolo, ha smesso di fare politica. Io adesso devo sentire D'Alema tutto sommato può smettere. E ci mancherebbe altro che continuasse. Ha disboscato la sinistra. Può smettere D'Alema? Ma basta con questo discorso. Ma io devo sentire questi ragazzi, stiamo scherzando. Questo applauso entusiasta del professor Ricolfi che su questa cosa si è acceso. Se smette lo deciderà D'Alema. Disboscamento della sinistra. Grazie al cielo siamo ancora in un paese in cui... Ma tu non rappresenti gli elettori. Ma neanche tu li rappresenti più di te. Comunque il sindaco di Torino lo scelgono i cittadini. Io ho ascoltato. Prego. Prego. Sì. Intanto il sindaco di Torino non lo scegli te, lo scelgono i cittadini di Torino che hanno votato. Beh, c'era solo lui praticamente, ma lo sai benissimo com'era alle primarie. C'era anche dai, il ministro Profumo. Per favore Orfini, dai, su. No, si è ritirato. Appena avete rischiato avete sempre perso le primarie. Conto che stai dicendo? Ma tu ti rendi conto che stai dicendo? Non ti rendi conto che mi stai interrompendo. Guarda, urlo più io. No, ma poi urla tranquillamente. Vabbè, ho capito, adesso. Voglio segnalarvi che nel fervido mondo dei social network, Facebook, Twitter, che ci segue moltissimo, si scommette moltissimo su Grillo, si scommette anche su Landini. Trascanzi, ricordiamo appunto tu hai scritto un libro sul fenomeno Grillo, lo conosci bene. Che verrà appunto ristampato adesso. Questo problema esiste? Esiste. Com'è possibile che uno venga espulso al telefono con una comunicazione, allora, senza una regola, un regolamento, che cosa succede? Cosa succede bisognerebbe sapere una volta per tutte anche da Grillo e da Casaleggio, perché io ho la sensazione che con Tavolazzi ci sia stato uno scontro personale, quindi bisognerebbe sentire entrambe le campane, ma questo non cambia uno dei problemi cardine che ha il Movimento 5 Stelle. Il movimento dei pirati tedeschi, ad esempio, è realmente un movimento dal basso, perché comunque sono più o meno tutti uguali. Nasce anche quello dalla rete, è successo anche in Scandinavia. Il Movimento 5 Stelle è atipico perché è un movimento dal basso che vuole la democrazia diretta, la democrazia globale, però in maniera assolutamente evidente vive di luce riflessa e vive grazie a un guru, a un personaggio di riferimento, a un leader. Il confine tra padre nobile e padre padrone è estremamente labile. Questa è una cosa che bisogna risolvere, anche perché quando ci sono stati trionfi alle ultime amministrative, il boom, che lo voglia o meno il presidente Napolitano, c'è stato la critica per disinnescare il Movimento 5 Stelle, si è detto sì, Grillo è cattivo, però i grillini sono buoni, i grillini sono casti, sono garbati, sono educati e quindi il Movimento 5 Stelle non ci fa paura. È vero, ma erano casti anche prima i ragazzi del Movimento 5 Stelle e comunque se Pizzarotti si candidava da solo non lo votava neanche il gatto. Quindi comunque ha bisogno Grillo dei grillini e i grillini ha bisogno di Grillo. Bisogna capire se riusciranno a trovarla questa quadratura del cerchio, perché altrimenti passerà il messaggio che è oggettivamente passato dopo quel brutto post di scomunica di Casaleggio e Grillo ai danni di Tavolazzi, del movimento sì, siamo tutti democratici, però se non piace a me arrivederci. Dico solo e concludo che questo problema comunque ce l'hanno, e questa è un'ulteriore colpa, per carità, del Movimento 5 Stelle un po' tutti i partiti. Quindi rischia Grillo di somigliare anche in questo ai partiti che lui dice di essere totalmente diverso, perché comunque il dissenso interno è sempre sgradito. È giusto che un partito che insomma inizia a avere un seguito importante del paese scelga di non confrontarsi, diciamo, con avversari politici in un'arena televisiva, per esempio? Allora, confrontarsi di... O in un confronto pubblico, insomma. Il confronto pubblico, questo è un altro bel tema. Io credo che da un punto di vista televisivo sia una scelta che può anche essere coerente all'interno del Movimento 5 Stelle, perché Grillo dice bisogna bypassare la televisione, freghiamo, ce ne andiamo oltre. Quindi sul discorso televisivo io posso anche dire, non è che sono d'accordo, importa poco che lo sia, però rientra nella coerenza. Sul discorso di evitare sistematicamente lo scontro, o quantomeno il confronto per meglio dire, no, non sono per niente d'accordo, ma è anche vero che i grillini o grillisti, chiamiamoli come vogliamo, lo stanno accettando il confronto, perché Pizzarotti è intervenuto qui, è stato ovunque, non lo accetta Grillo, ma Grillo è un ruolo strano perché è un megafono, non è un candidato, lui non si candiderà mai, non lo potrebbe neanche fare perché ha preso il precedente. Un megafono che decide, insomma, è un megafono strano. Però chiudo dicendo che è successo recentemente anche il PD questa cosa del decidere dall'alto, perché mi risulta che Mario Adinolfi, che è spesso da queste parti, sia lì che aspetta da settimane perché è appena sgradito dal signor Bersani, e allora c'è questo Tidei, cioè, non l'avete ancora fatto entrare in Parlamento, aggrappato. No, ricordiamo sempre per i telespettatori, se no diventa un discorso interno. Mario Adinolfi dovrebbe succedere
a un signore che è diventato che si sindaco di Civitavecchia, ma ancora non gli viene lasciato il posto, dice lui, è così? Che se ne dovrebbe andare dal Parlamento il prima possibile, per quel che penso io. Dopodiché, sì, però tu non puoi dire che quello sta lì perché Bersani non è una mia simpatico supposizione, la dico, mi dispiace, è una tua supposizione, ma la dico. Ma è falsa, insomma, è falsa, smenti. Non la posso dire, capisci, smentisci. Dopodiché ti dei cosa che dovresti dire, perché... Vabbè, non fate il battibecco personale, perché si discute così a un modo... Sì, vabbè. Dai, non rilassati. Scusate, però io vorrei... Tranquillissimo. Orfini, poi torno da lei. Vorrei, io non ho mai sentito cosa pensa... Lei ha detto che il primo luglio si dimette, ho letto. Vabbè, si dimette il primo luglio.